Buonasera gente, benvenuti all'ora croccante col vostro Danny Metal, come va? Spero tutto bene, io metto a tutto volume e un pochino di musichetta sotto, poi mi direte volumi e non volumi come sono. Gentilmente soundtrack by Twitch, quindi non dovremmo avere neanche problemi di copyright. Aspetta un attimo che vi connettiate, stasera raga ci divertiamo, facciamo un pochino di robe molto croccanti, vi racconto un pochino cosa è successo in queste ultime settimane, cosa succederà nelle prossime settimane, perché raga sta diventando tutto sempre molto più intenso e figo allo stesso tempo. Intanto ragazzi vi aspetto qua in chat, ditemi se sentite bene, se vedete bene. Allora, fa vedere. Mixed cam. Allora, configura video. Così un po' più colorato. Olè. Raga, come va? Tutto a posto? Tutto bene? Palesatevi. Io attendo. Attendo prima di partire col format di stasera. Che secondo me deve essere divertente. Deve essere molto divertente. È un giochino che si fa praticamente con Spotify, in cui dobbiamo indovinare o molte liste nere o total play di vari artisti. Quindi c'è o sinistra o destra, una scelta o l'altra. Intanto vediamo se le storie sono andate in circolo. Sì. Siete solo timidi. Ok. Tanto figa questa. Coping method. Holy shit! Boia! Blaster! Grazie del follow! Ma sono io che non vedo la chat o... Eccoli qua! Oila! Ciao Francesco! Bella Fabio! Luigi Fabio. Fabio Luigi. È Fabio De Luigi. No, lui è dei nostri. Da vecchia data. Oh, Pietro! Grande! Grande! Come va, bro? Mon amour, Valentin Queen. E allora raga, che si dice? Tutto bene? Ci vedremo al Lupo nel Rock. Ah, lì sarà. Sarà bella tosta. Sarà una bella dottona tosta. Infatti, ragazzi, queste ultime settimane sono mancato proprio per questo, per i tanti live che ci sono stati. E siamo quasi giunti al termine del tour con gli Slaggor. C'è stato l'Impericon Festival con gli Line. Continuiamo con le date, con la Rocker Band, che praticamente, ragazzi, per tutti quelli che vogliono partecipare a una sorta di festa di Rocker TV, io vi consiglio di andare sulla pagina perché ci sono tutte quante le date. Adesso ci vado anch'io, così vi dico dove siamo questo sabato, perché io non ci sto capendo più niente. Soprattutto i paesini limitrofi lombardi non li conosco bene. A sabato siamo all'American Road, ragazzi. Faccio così, dovrebbero vedersi. Siamo all'American Road di Erba, via Milano 7.
Giuseppe Fiori, Mario Riso, il buon Danny Metal, Gioffrigo questo giro non ci sarà, ci sarà il mitico Dave che sostituirà Joe. E venite perché è sempre una festa strafica, c'è da divertirsi. E, in quest'ultima settimana ho fatto veramente tantissime cose, abbiamo tirato su tantissimi eventi. Qualcuno magari l'avrà sentito dai social, sono diventato media partner del NotFest, e da lì in realtà sono venute fuori tantissime altre cose molto più interessanti che non posso svelarvi ovviamente per questioni per ovvie questioni di privacy, ma inizierò a fare delle cosine assieme a Slipknot & Co, quindi a tempo debito verranno fuori. E, dai, una ve la svelo: al NotFest, ragazzi, Tortilla non ci sarà. Dietro la maschera c'era Danny Metal, sappiatelo. Mi ha chiamato clown. E invece di Tortilla sarò Piadina. Sarebbe bellissimo. No, però stanno succedendo cose croccanti. Sono presente al NotFest, grande, bro. Ci divertiamo alla faccia. Conosci Cataclysm? Li conosco di nome, non ti saprei dire benissimo una loro discografia. Piadina Man, esatto. Eccolo Dave. Esatto, Tortilla sarà piedina. Oh ragazzi, poi se ci sono batteristi ovviamente all'ascolto, io vi anche questo all'UFO di Bergamo ci sarà Igor Cavallera. Potete andare a farvi una drummata assieme a lui. C'era ovviamente Raffaele Saini che ha gestito la cosa, batterista di Cripple Bastard, Bernardo Grillo dei Colonnelli, Fabrizio Murgia Breaking Down. Sarà molto molto interessante. Io vi dico anche queste robine qua. Ragazzi, queste ultime date sono state devastanti. Voglio fare vedere un attimino cosa è successo. Abbiamo caricato un piccolo video del disastro che è successo a Modena. Non so se avete sentito, ma praticamente abbiamo fatto... È andato a finire così. Voglio farvi vedere un pochino com'è andata. Signori, a qualcuno piacciono i Deftones? Perché non faremo quella merda, porco Dio! Questa è la Death Day Days! È stato bellissimo. Qualcuno piacciono i Deftones? Un sacco di gente, sì! Ma non faremo quella merda! Guardate che devasto, ragazzi. Quella sera lì è morto il nostro Hulk Hogan, ragazzi. Quindi rip in pace. Minchia, Francesco ne hai di live, sarà molto fighi. Questo più o meno è il mood che avrai al nostro concerto al Luppolo, però quantuplicalo per 10. Voglio che tu sia uno di questi qua che faranno stage diving, perché è una prassi abbastanza richiesta. È così, ragazzi. Luigi, andate in Calabria? No, sicuramente ce la faremo, passeremo. Noi abbiamo veramente il brillo di passare per ogni regione d'Italia, quindi sicuramente passeremo anche dal di lì. Se la sicurezza non mi ci sicura mille per mille. No, tranquillo. Grande Danny, devo dire che mi uccide... No, dov'è? Eccolo. Devo dire che spinge la batteria. Grazie, Dedema. Grazie. Mi ci sto divertendo veramente un sacco e... E niente. Assolutamente, Luigi.
assolutamente. Ma fammi capire una cosa, in Calabria, in Calabria, vuoi che passi in Calabria? Fammi vedere un attimo dove sta questa città. Perché forse st'estate ce n'è una. Ah no, in Puglia, in Puglia. Beh, cercheremo di passare anche dalla Calabria. Cioè, ce la faremo, ce la faremo. Wonder Makeup, ciao, ben arrivato. O ben arrivata. No, 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 non era vedere dove sta la Calabria. Saremo a Pulsano, vicino a Taranto. E mi ricordavo se Pulsano stava nel tacco o nella punta. Allora ragazzi, direi di partire, ormai ci siamo col nostro format serale croccante. Poi ovviamente ditemi se la musica sotto è troppo alta o meno. C'è Cosenza, Catanzaro. Fighissimi, ok, ok. Alright, alright. Grande Sally! Ciao, come stai? Allora amici, iniziamo con il nostro format. Facciamo un piccolo riscaldamento con una roba un pochino più mainstream. Poi, dello stesso gioco, l'hanno fatto versione per noi metallari. Praticamente si tratta Diluvia, boia, io dopo la diretta devo andare a portare tutto a piano di sopra perché qua c'è allerta meteo. Speriamo di non... speriamo tutto bene. Monte le Listener o Total Play di vari artisti. Io andrei di Monte le Listener. Let's fucking go. Ragazzi, secondo voi, nel mondo... Esatto, Alfonsino e Stay Strong. Speriamo tenga botta, raga. Oh, ditemi se è troppo alta la musica. Io non me ne rendo conto. Allora, amici. Secondo voi è più ascoltata nel mondo Alicia Keys o Oasis? Facciamo un piccolo giro di riscaldamento, poi andiamo ovviamente alla nostra sezione metal. Oasis. Cazzo, Alicia Keys è quella di... Vedi, mi viene già più da cantare un pezzo degli Oasis che di Alicia Keys. Dai, sono anch'io per Oasis. Voi dite Alicia. Se ruccia Alicia Keys. Io seguo il mio istinto e provo Oasis. Vediamo se mi sbaglio. 15 milioni contro 20 milioni. Holy shit. Avete ragione voi. Vediamo. Chainsmoker o Tupac? Boia. Allora, se Tupac avesse avuto Spotify quando è uscito, sarebbe Tupac. Ma Chainsmoker sono sul pezzo con tutte... Fra l'altro con la maglia dei Creator, ma cosa? Ma come? Ragazzi, c'ha la maglia dei Creator, ma scherziamo? Ma state vedendo quello che vedo io? Metto Chainsmoker, raga. 33 milioni, mamma mia. Questo giro è andata bene. Un punto. Chainsmoker o Disturbed? Purtroppo mi viene da dire Chainsmoker. Cioè Disturbed non arriveranno mai a 33 milioni. Purtroppo. Rimettiamo Chainsmoker, però. Però big up per... i Disturbed. Vedi, 8 milioni c'è i Disturbed. Demi Lovato o Disturbed? La lista considera gli ascolti di Spotify. Sì, gli ascolti. Gli ascoltatori mensili. Mille Petrozza di Creator, originale della Calabria. Conto per la precisione. No, grande. Vabbè, raga, Demi Lovato, per forza. Avrà più ascolti dei Disturbed. 29 milioni, a catroca.
U2 o Demi Lovato? Qui si fa un po' più ardua. Perché gli U2 sono gli U2, eh. Anche te dici U2? U2? Tu sempre Demi? Anche il mio cuore mi sta dicendo di provare U2. U2, U2, proviamo U2, dai, vaffanculo. Ah! Niente, raga, perso. Perso di nuovo. Fatto 3 punti. Voglio provare il Metal Edition, raga. Questo dovrebbe essere Metal Native. Ah, coi brani, coi brani. Quali streaming hanno i brani? Biob dei System of a Down o Papercut dei Linkin Park? Osta. San Pietro in vincoli? Ma stai scherzando? Io so che è di origini italiane, perché fa Cerulli di cognome, però che fossi di San Pietro in vincoli non ci posso credere. Dove hai avuto questa informazione? Ti prego. Ah, no, ma vaffanculo. Però fosse vero. Però che abbia origini italiane è vero. Lui fa Cerulli di cognome. Per un attimo mi hai... sarebbe stato bellissimo. Boh, sto occhio che trema, Dio santo, che palle. Allora, Biob, Paper. Io direi Papercut, raga, vediamo. 343 milioni. No! Biob, ha vinto Biob, raga. Nada. Riproviamo. Vabbè, se la combattono loro. Toxicity e Chop Suey. Però, raga, non dovete andare a controllare su Spotify, perché sennò non vale. Ok. Sì, Chop Suey, di Toxicity. Sì, Chop Suey. Perché... Sbiri, proviamo Chop Suey. Quasi 1 miliardo. Madosca, boia. Soundgarden, The Day I Tried to Live. Osta, boia. Ah. Chop Suey o The Day I Tried to Live? Raga, aiutatemi, perché io qui non so proprio, eh. Io qui non so proprio. Non so voi. Chop, dite che non arriva. Chop anche questa? Proviamo. Madonna, così tanto. Panic Attack di Dream Theater, vabbè. Direi Soundgarden. Che, cioè, è impossibile che abbiamo fatto tutti questi streaming di Dream Theater. Ci vuole troppo tempo per generarli. Sono troppo lunghi i brani. Però ne hanno fatti, 31 milioni, vacca boia. Oh, qua a stracciamento di Maroni, proprio uno contro l'altro. I Tool contro i Dream Theater. 31 milioni. Panic Attack, The Pot. Allora, c'è da dire che i Tool sono entrati su Spotify soltanto qualche anno fa, quando hanno fatto uscire il loro ultimo disco. Perché prima si rifiutavano. Quindi vi direi Dream Theater. Però è anche vero che i Tool... Ah! I Tool erano andati in classifica, però... Non lo so. Però Dream Theater, raga. Porca troia, ha perso. I Tool, nonostante ci sia da meno tempo, hanno fatto più streaming. Oh! Master of Puppets, Metallica, Sweet Dreams... cover di Marilyn Manson. Boh, son due robe incredibilmente mainstream del metal. Sweet dreams are made of this. Master! Master! Master a mani basse. Raga, io mi fido. Dite tutti Master, allora... Master of Puppets... Minchia. Sì, avete dato ragione. 577 milioni. Rage Against the Fucking Machine, Renegades of Funk. Fra i vari brani scelti, Renegades of Funk non mi sembra fra i più conosciuti. No?
Dai, riproviamo Master. Sì. I said by the ocean, Queens of the Stone Age. I said by the ocean. Però ne ha fatti 122 milioni. Io non conosco così tante Queens of the Stone Age per dirvi se è un pezzo di punto o meno. Reggae the Funk. Proviamo? Per poco. Ush! Skins dei Tool. A sto giro ti direi Queens of the Stone Age. Dai, vado diretto. Sì, ho vinto. Blow up the Assad Wars on Garden. Contro 96 milioni dei Tool. Tool? Intanto la musichetta sotto, raga. Fresh God Apocalypse, ecco chi erano. Tool, dai, Tool, tulliamo. Tool in bocca. Sì, vai, vinto. Walk with me in hell, Lamb of God. E Soundgarden. È che devo fare dei ragionamenti al di fuori di quelli che sono i miei gusti eventuali sui brani. Un array. La Madonna, neanche alzata al massimo, ragazzi, dai. Soundgarden, Lamb of fucking God. Cioè, 29 milioni sono tanti. Grunge molto più mainstream del groove, sì. Proviamo. Ho perso, no! Era Name of God. Riproviamo. Minchia, Redneck. Con Terrible Dane. Redneck. Vado di cuore. Redneck! Tocca tenere basso. Perché dove sei? Dove stai, Zedema? Domination dei Pantera. Domination! Domination. Kyoto. Ah, ok. Grande. Dai, Domination. No, ragazzi. Perso. Abbiamo perso. Porca puttana. I miei preferiti. Papa Roach, Scars. Queste ne... Allora, Duast ne ha tanti. Ma i Papa Roach... Dai, provo a seguire i Papa Roach. Vaffanculo. Scars. 200 milioni. Persissimo. È precisissimo, no? Di 100 milioni, però. Adesso fra loro due. Arme del Tristan o Deutschland? Deutschland, vai. Vabbè, sì. Poison degli Scooper. Anno di Master a Kyoto, a volte non si dorme, quindi si guarda Danny. Bravo. Grande. Rammstein. Dai, vai. E invece no! Ma chi l'avrebbe mai detto? E che cazzo se la ride là dietro? Tutti e due pezzi dell'Extreme. Proviamo così. Eyes Wide Open, fico.
Ecco i Deftones, My Own Summer. Shove it, shove it. Dov'è Poldo? Ah, qui c'erebbe Dani. Ma che poi se ne hanno fatti però. Sai che non gli avrei mai detto che gli Extreme avessero fatto 4,94 milioni. Ah, ok, beh. Proviamo, My Own Summer. Ma va, stracciatissimi. Infatti mi sembrava, cioè 400 milioni sono troppi. No, Apology, What I've Done. Vabbè, qui What I've Done, per forza. Di nuovo What I've Done. Sì. Però mezzo miliardo è da... Ah, infatti me l'hanno cavato. C'è una vigilia sempre quella. South of Heaven, Slayer, Electric Eye. Ma che cazzo ne so. Però non è che quei brani che... Su Spotify è difficile da sapere il trend. Perché tu hai la percezione del brano. Perché Electric Eye... South of Heaven, cioè, capito? Non sono brannoni di punta di entrambe le band. Quanto 2 milioni? Proviamo. Slayer. Vabbè, qui è Ace of Spades, per forza. Questa è una bella battle, Luigi, ma ti va a vedere l'Eurovision per saltare la mia diretta? Ma che schifo. Bro, sto giro mi deludi veramente per andarti a vedere chi cazzo c'è, Mengoni. Dai, facciamo i seri. Qua c'è Ace of Spades dei Motörhead contro The Unforgiven dei Metallica. Non mi puoi andare a vedere l'Eurovision. Fatti l'abbonamento, bro. Niente pubblicità. Ok, ok, vediamo un po'. Un cuzzo che è Unforgiven. Triple H, esatto. 300 milioni, proviamo. Se siete in Metallica, stupitemi. Oh, per poco hai vinto un cuzzo, my friend. Guarda chi salta fuori. Metallica contro Megadeth. Metallica. A casa. Ora. Slayer o Megadeth? Tornado, Slayer e Megadeth. Dite. Tagliatelle. E quando vieni, bro, te le faccio. Ti faccio un bel piatto di tagliatelle con ragù di casa. Only for you. Dai, chi butto su, raga. Porta il vinello, andata. Dai, provo gli Slayer. E ho perso. Vacca troca. Ho fatto 6 fino adesso, mannaggia. Beh, 6 è la sufficienza. Qui ho scoperto che gli Extreme hanno degli streaming comprati. Farò così. Ma che coglione. Per forza. Sleeping in the Fire. Ok. Ora provo a non chiedervi suggerimenti. Vado a...
sentimento. Pantera. 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 No, cazzo! Bravo Luigi, grande. Ma te clicchi perché ti piacciono. Bisogna fare un... Esatto, pranzo di Greca Scapelloni si vola. Olè. Grande Luigi, adesso non vedrai più pubblicità che ti scocceranno. Iron, Deftones, Iron, sì dai. Iron. Sad but true. Direi sad but true. No! Caso perso subito, ma uno contro se stesso non vale. Symphony of Destruction per forza. Immaginavo. Hello by the name, provo di nuovo. Symphony of Destruction, vai. Terrible Lie. Provo i Maiden. Sì. Raga, se arriviamo a 10 abbiamo vinto. Walk per forza. Black Hole Sun, troppo famosa. E infatti mezzo miliardo. Il Type O Negative mezzo miliardo non lo faranno neanche mai. E siamo già a 6. Love You to Death contro Only. Magari è il pezzo di punta dei Nine Inch Nails e io non lo so. Oh, che si fa? Type, proviamo Type. Cazzo! Cazzo! Di un milioncino! Pacca puttana! Per un Tarzanello, ma veramente. That Crash Day Mayhem. Un Sad Fire. Beh, Disturbed per forza. Nothing Else Matter. Boia, quanti streaming. Nothing Else Matter, di nuovo. Me la caverà perché sennò la vinci tutte. Run to the Hills. Sì. Ma ce la devo fare. The Fight Song. The Fight Song. Per poco poi. Living After Midnight. Provo Fight Song di nuovo. No! No, Eminem, non mi guardare così. Eminem, ti prego, non guardarmi in questa maniera. Non così severo, ti prego. Riproviamo. Perfect Stranger. Madonna, l'adoro. Vado così. Simpatia. Sì. Deep Purple. Korn. Di nuovo Perfect Stranger. Azzo. Riproviamo. Ah! Niente, raga. Madonna. Vabbè, in the end, per forza. Un miliardo, top. Un miliardo di in the end, sicuro, vai. Sicuro, Sound of Silence. Vai, 3 punti. Faint, per forza. Questa me l'ha buttata facile con Linkin Park. Faint e One, vacca puttana, dico One. No! Di uno!
No, Emine, non guardarmi così. Aiuto. Ma spiegate come si fa da prestartista e transista per capire seriamente. Non è la più pallida idea, ma freccona liscia. Sì. Fear of the Duck. No! Avrei detto Fear of the Duck overall. Before I forget. Raga, devo riuscire, voglio riuscire a fare 10. The Number of the Beast, dai, facciamo. Eminem, ti prego. Rabbitin' Angel and Insect, spero spacchi tutto. Invece no. Sicuro Linkin Park contro i Mayhem, dai. È che certe robe hanno vissuto periodi lunghi senza che esistesse Spotify. Symphony of Destruction. Oh. The Trooper. Vaffanculo i Maiden. Symphony, Trooper, Symphony. Ah! Boat, come Boat? Devo scegliere uno. Ah, The Trooper. Proviamo The Trooper. Sì. Vai. Tainted Love. Cazzo, questa era andata anche col videoclip. Però non c'era Spotify. Sono. Prima di notte Trooper. Sì. I'm broken, sicuro. No! 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 Oh. Tra un po' getto la spugna. Provo l'ultima volta. Vai, Domination. Papà culo. Numb. Sì, quei meglio. Numb. Vabbè, l'estra sort, cazzo. Preso un milione, vai. Last Resort, vai. Ah! Facciamo gli scooper? Sì, vai, gli scooper. Bravo, vecchi di merda. Leftons, no, gli scooper. Sì. Invece di Paolo Noise. Paolo Noise... sarà più figa questa o questa? Avrà più streaming questo? Che cazzo ne so, io non ascolto... le cose per gli streaming, santo Dio. 86 è tanto. Proviamo Sex Tape. Ah! Raga, provo l'ultima volta e poi quitto. Basta. If Suspades, faint, faint. Di poco. Faint. Succate. Fear of the Dark, per forza, dai. Crema l'occhio. Fear of the Dark. Oh. Numb. Encore poi. Numb. Sicuro più di Warpix. Help è uscito da poco, quindi direi War Pig. Però ne ha fatti, eh. Bravi papà. Siamo a 7. Pretty Noise. Pretty News. Aiuto, un po' di sbagliate. Fermo. Mi sta vedendo.
Non è famoso quello di Soundgarden? Ok. Questo Ripapar ci è andato particolarmente bene. Fidiamoci dei Paparoch. Paparoch nel cuore. I think I need help. Non vogliamo vedere Eminem, esatto, non voglio la faccia di Eminem che mi sgrida. Sì, 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 raga, siamo a 8. Raga, siamo a 8. Siamo a 8. Ok. Non mi sono mai stato così teso per un giochino di merda del genere. Got the life, ok. Easy, quindi questa qui è bella tosta di corn. Non sapevo. Vai, vediamo. Raga, ce la stiamo facendo. Ultima. Last one e facciamo 10. Non traditemi. Tornado of Soul. Mi sembrava che ne avesse 22 a 222. Cazzo, cambia tutto. Porca miseria. Please God the life. Tocca fare un atto di fede. Ti posso chiamare, ragazzi? Aiuta da casa? Cerco l'aiuto da casa. Ok. Chi chiamo? Che non mi mandi a fanculo a quest'ora. Rock for Rookie. Chiamo Zeb. Chi potrebbe saperlo, il corno, che mi ha amato per il corno. Aiuto. Chiamo Zeb, va bene, non sto dicendo tutto. Chiamiamo Zeb, però non ci siamo visti i numeri di telefono. Bro, ciao, bello. Come stai? Bene, dai, si prosegue. Ascolta, sei in diretta Twitch? No, oddio. Allora, ti sono fatto il trucco. Ti sto chiamando perché tu sei il mio aiuto da casa. Sta facendo, okay. Praticamente, è un gioco in cui devi indovinare gli streaming di una canzone e della versione metal. Siamo al punto decisivo e ho da una parte i Korn con okay. Got the Life, che mi dice di avere 166 milioni di streaming. Ok. E Tornado of Souls dei Megadeth, che però non lo sappiamo. Quale dei due ne ha di più? Secondo me God Life, ma proprio... Mani basse? Sì, a mani basse. Ok, qua mi dicono anche dalla chat, copriti Zeb che ti vedo che sei nudo. Esatto, cazzo, vanno peccato. Ok, bro, io metto giù e poi vediamo se dai, guardo in differito. Ok, poi ti chiamo anche per altro. Un bacino. Pornografiche, un bacione. Ciao, bello. Ciao, bello, ciao. Ok. Fermi tutti. Ok, fermi. Siamo
amici. Grazie per essere stati con me, per avermi fatto raggiungere questo score. Voglio ringraziare Rocker TV, voglio ringraziare Zeb, voglio salutare Vale che mi sta seguendo da casa. Ti mando un bacio, ti amo. Saluto la mamma, papà, mio fratello. Ma vincessi qualche milione, invece no, in quella gloria. Aspetta, però ci vuole, bisogna che mi preparo anche la musichetta se vinco. E uno se perde, non lo so. Ok. Accendiamo God the Life dei Korn. Sì! E andiamo! Sì, cazzo, sì! 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 Chat, sì, siamo a 10, cazzo! Non sono mai stato così felice per un giochino di merda online! E vi siete vissuti tutto quanto in diretta! Questo è quello che vi dà Rocker TV, questo è quello che vi dà l'ora croccante! Attimi di pura, incredibile... batticuore, cazzo! No, non è venuto... Woo! Ok. Mamma mia. Fiumi di sbu. Ah! Grazie Zeb, sei stato decisivo. A sto punto, come si può dire, se uno fa 30 fa 31. Ok. Quindi proviamo ad andare a 11. A sto giro io farei Slayer, però 81 milioni, Tornado, sempre Tornado. Non è un branone di punta degli Slayer, vero? Intriganza, me l'ha proposto il gioco. Tornado, ok, dai, vado di Tornado, vediamo. 81 milioni contro. E andiamo a 11. Mamma mia, raga, il record. Redneck, beh, Redneck direi. Redneck? Sì. 12, cazzo. Redneck di nuovo. Sì. 13. Poi raga, condivido su Rocker, condividiamo il mio record, lo dovete superare. Tool? Sì, sì, cazzo sì, 14. Breaking the Law? Sì. 15. The Day I Tried to Live. Insomma. Tenerete che hanno messo all'asta una chitarra distrutta di Kurt, l'hanno valutata per $800,000. Merda, non lo sapevo. Cazzo, se avevi soldi, è una di quelle robine che mi sarei portata a casa. Judas. Sono un sacco di goleador, infatti sì. Vediamo Judas. Sì, vai, grandi raga. 16. Inarrestabili. One, Metallica, vai. One di nuovo. Madò, raga, che punteggio. Down with the Sickness, per forza. Mezzo miliardo. E passa.
Duality. I is the only thing. Slowly stops the end. But the man thinks I have to. Perché Duality non è Before I Forget. Cazzo, raga. Duality ha più. Cioè, Down with the Sickness ha più di 500 milioni di streaming. Mi volete dire che anche Duality ha. Ha più di. Sicuro Duality addirittura? Down, bro, è troppo meme. Vero. Duality è la più streamata. Più di Before I Forget. Cazzo, che. Minchia, raga, che poi è arrivato al 19, quindi mi potrebbe portare sul 20. Cazzo. Ci risiamo. Siamo qua. È bellissimo parlare dopo questa musica, ti fa parlare lentamente come Jerry Scotti. Da una parte Down with the Sickness degli Disturbed con oltre 500 milioni, 574 milioni di streaming. Dall'altra parte i Mascherati e leggendari Slipknot con la loro Duality, dalla quale il numero ci è sconosciuto. Visto che l'aiuto a casa ormai lo è stato utilizzato, devo andare di cuore. Non dovete considerare l'artista del, ma il brano. Infatti, una considerazione che facevamo prima è proprio quello di considerare anche quando il brano è andato, perché alcuni brani, vedete, prima c'era Tupac che ha perso contro un artista di merda. Sì, sì, Pasquale, tutti martedì sera alle 9, ora croccante qua su Rocker TV. Se vuoi lasciarci un follow e se non vuoi le pubblicità ti puoi abbonare gratis attraverso il Prime. Bro dice Duality, vado di Down with the Sickness, ragazzi. Mi sembra assurdo che Duality sia così ascoltata. Anche se proviamo, alla peggio aveva fatto 19 e finiamo in bellezza questa puntata. Vai. Sì. Vai. E si continua, cazzo. Te l'avrei offerta lo stesso la birra, però di pochissimo, ragazzi, di pochissimo. Beh, qui per forza Duality mani basse. E lo score sale a 21. Biob, vai. 22. Queste le so. Qua mi ricordo che prima era un sacco Poison. Proviamo, provo ragazzi, alla peggio arriva 22. Biob. Vai, Biob. Grazie, raga. Mamma mia. Striking the Disturbed. Oi. Sono ascoltati sti cazzo di Disturbed, però, eh.
Poison però 316 milioni, eh. Poison. Vai. Perfect Stranger no, l'abbiamo visto prima, quindi direi Striken. 25. Toxicity per forza. 624 milioni. Sicuro. Ok, 27. Hurt è la quella di punta. Ok. Deftones e Nine Inch Nails. Changing the House of Flies. No, Hurt, raga, Hurt per forza. No? Hurt è... Change, dite? Hurt è di punta. Ma dite che anche Change è di punta? No, raga. Dei Deftones... Quella di prima, Shuvit, là, come cazzo si chiamava? Però ok, proviamo Change. Vado? Vado. È virale per TikTok, ok. No, Apologies, per quanto li voglio bene, non può aver fatto 200 milioni. E infatti... Raga, 30! Direi Slayer. Sì. 31. The Game. Time to play the game! No! Però, figata, sto giro ha mandato i Tenacious D. Wow, that was good. Cazzo, share the score. To clipboard, che cazzo vuol dire? Wow, ragazzi! Che puntatona! Che puntatona! Gli faccio una foto, cazzo. Raga, è stato veramente una puntatona. Sappiate che replichiamo tutti i martedì alle 21. Sì, esatto, risultato più che dignitoso. Mi è uscito Gerry Scotti da sotto il letto urlando buonasera! Ah! Raga, è stato un piacere, grazie per aver seguito la diretta, spargite la voce. E vi ricordo che con Prime vi potete sabbare gratis se non volete la pubblicità. E noi ci vediamo sabato, vi ridico dove, perché la mia memoria ormai è piena, come un hard disk. Ci vediamo sabato 13 maggio all'American Road con The Band, quindi una festa di Rocker TV, vi faremo un sacco di brani croccanti, Giuseppe Fiori, Mario Rios, Danny Metal, Dave, che sostituirà Gioffrigo. American Road, via Milano 7 a Erba. Sulle nostre pagine Instagram trovate ulteriori informazioni. Ragazzi, è stato un piacere. Buonanotte a tutti. Vado a salvare un po' di strumenti dal possibile alluvione. Sperando non arrivi.